Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tutta bella brutta, struccata, ma molto contenta. Come avevo già spoilerato dall'ultimo video che avevo pubblicato in cui scartiamo insieme i miei regali di compleanno, i miei amici mi hanno regalato una carta regalo da spendere da Sephora e quindi ho detto facciamoci un bel video insieme, no? Ai miei spettatori. E oggi, detto fatto, sono andata da Sephora e ho comprato un po' di cosine. Devo dire che sono veramente soddisfatta di quello che ho preso. Ho preso tutte cose non solite, palette, illuminanti. Proprio ho detto evito questo, prendo cose che non ho. Partiamo con ordine, poi andremo a farci un look ovviamente dopo. Non partiamo con ordine, assolutamente no, mi sono dimenticata ragazzi. Mi sono dimenticata di dirvi di, mi raccomando, iscrivervi al canale, come sempre, ormai lo sapete, lasciare like e commentare se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere, come vi dico sempre, se avete idee di video che vi piacerebbe vedere, io sono pronta ad esaudire i vostri desideri. Quindi, ora che abbiamo fatto tutte le premesse, possiamo davvero partire. Allora, partiamo con il primo prodotto. Tarte, vedete già dei colori. Devo dire molto luxury oggi saranno i prodotti che vi mostrerò e sono veramente contenta. Ho preso un correttore di Tarte in mini size, però, perché non so come performa. Io mi rendo conto che sono marche molto molto buone, super ben recensite, però ovviamente ogni pelle è diversa. Io, avendo la pelle estremamente secca, con i correttori faccio davvero fatica e spendere magari 30 euro per un correttore grande che poi non performa bene sul mio viso secco come il Sahara non ne vale la pena, quindi insomma l'ho preso un po' per provare la marca eccetera. Poi passiamo a un prodotto un po' meno luxury della marca Sephora. È un ombretto liquido blu metallizzato bellissimo. Vi faccio vedere il penultimo prodottino che ho preso, di cui ragazzi sono davvero soddisfatta perché io lo volevo proprio. Ragazzi, dan dan dan, ho preso un bellissimo blush liquido di Rare Beauty. So che i blush liquidi di Rare Beauty sono super ben recensiti, tutti li amano, tutti non riescono a farne a meno e quindi ho detto chi sono io per non averlo. Altra cosa, visto che io non ho prodotti in crema in generale per la base, uso sempre polvere, ho detto devo challenge myself, no? E quindi mi sono comprata, oltre appunto al blush liquido di Rare Beauty, mi sono comprata anche un bel bronzer o comunque prodotto per il contouring in crema di Fenty Beauty. Guardate qua che bel packaging, prezioso. È abbastanza scuretto, però io l'ho preso scuretto un po' perché poi ci deve andare la cipria sopra e poi perché è più o meno lo stesso colore che uso in polvere. Comunque ragazzi, bando alle ciance, sono super contenta. Passiamo subito al makeup perché non vedo l'ora di provare tutti questi prodotti insieme a voi. Eccoci qua ragazzi, sembro un po' ammalata con questi occhi di occhiaia e la pelle bella appiallata, ma mi sono dato un po' di fondotinta e adesso andiamo a usare il primo prodottino, questo bellissimo correttore di Tarte. Io ho preso il numero 33N, che non è né troppo chiaro né troppo scuro perché io non amo l'under eye super super chiaro, super super illuminato. A me piace tutto illuminato, come ben sapete. Come texture, intanto a stenderlo mi sembra molto, come dire, appiccicoso quasi. Il colore non è chiarissimo, come vi avevo già anticipato. Non so se sto esagerando, io faccio il mio normale procedimento. Ne metto un po' anche nei miei rossori. So che non è molto in trend applicare adesso il correttore così, usarne molto, ma non so che dire. Io sono sempre stata abituata così, metterne solo un filino qua e un filino qua mi fa diventare tutto bello illuminato qua e qua e al centro rimane l'occhiaia, quindi non capisco. Però vado intanto a spalmare questo, come vi dicevo mi sembra un po' appiccicoso ma si stende molto bene. Adesso, momento della verità, andiamo a vedere questo come si comporta. Allora, direi che la formulazione, il fatto che sia appiccicoso, vuol dire che per la mia pelle secca dovrebbe funzionare, infatti anche un po' per quello che l'ho preso. E mi sembra che stia performando estremamente bene. Sarà che sono anche un po' soggiogata
dal nome della marca, ve lo dico. Tutti i prodotti, non so, di Tarte, di Nabla, di Huda, di Benefit, no? Sono sempre super acclamati, quindi si fa sempre magari fatica a dire ah, non mi piace, così. Beh, comunque non hanno tutti i torti perché grandissimo correttore, bello coprente, ma comunque non mi sembra pesante, che è una cosa che io con i correttori, se sono pesanti, non riesco proprio ad utilizzarli, cioè non ce la faccio purtroppo. È più forte di me. Adesso vediamo un po', visto che dobbiamo fare il contouring e il blush e mettere il blush in crema, vediamo un po' come si comporta senza essere settato subito. Vediamo se questo correttore di Tarte va in mezzo alle pieghette. Spero davvero di no. Comunque il finish del prodotto mi piace davvero un sacco. Ora andiamo con il contouring in crema. In realtà non so neanche che pennello utilizzare. Potrei utilizzare questo. Vado a prendere un po' del prodotto. Wow, ci vado con molta calma perché appunto è un po' scuretto come vi dicevo e soprattutto non ho mai usato un prodotto in crema, quindi non vorrei esagerare. Forse un pennello un po' più grande andrebbe meglio. Andiamo con i nostri pennelloni di Shane che non abbiamo mai usato, oggi sarà la volta buona. Sì, molto meglio. Mi piace molto perché poi puoi decidere, no, l'intensità. Se sfumi di più viene meno intenso, se sfumi meno viene più intenso. Il colore, secondo me, ci siamo. È caldo, però a me piace caldo il contouring. La formulazione mi piace molto. È molto leggera, tra l'altro. Io non avevo mai provato, appunto, come vi dicevo, i prodotti in crema e la mia paura era che rendessero la base un po' troppo pesante. Al contrario, mi sembra che siano molto leggeri. Mi piace davvero molto perché avevo visto anche quello di Rare Beauty, ma non lo so, mi sembrava una formulazione che sulla mia pelle secca, come ben sapete, secca come il deserto del Sahara, non andasse molto bene, perché non so come dire, non era oleosa come questa. Questa è veramente molto oleosa, poi vabbè, presa con il pennello diventa meno oleoso ovviamente, prima l'ho provata sul dito, ma ovviamente dipende da tipologia di pelle e tipologia. Questo è perfetto, secondo me. Vado a fare un po' di contouring al naso. Beh, direi niente male. Intanto direi che il correttore di Tarte non è andato ancora nelle pieghette, comunque qualche minuto è sicuramente passato. Mi piace molto come sta venendo questa base. Comunque i prodotti di qualità, ragazzi, c'è poco da fare. Si faranno pagare, ma si vede. Cioè, oddio, in realtà per certe cose neanche troppo. Infatti sono sempre la prima che dice che, insomma, bisogna... Non bisogna farsi sempre comprare dalle grandi marche, no? Di trucco, ma in generale. Però, vi dico, per il momento Fenty e Tarte mi stanno piacendo moltissimo. Direi che ora è arrivato il momento del blush in crema di Rare Beauty. L'ho provato sulla mano prima e ne ho messo una goccia ed era iper mega pigmentato. Quindi ora ne metto poco, che mi sembra già di aver esagerato comunque. Cioè, guardate la pigmentazione. È pazzesco, ragazzi. Quasi un po' esagerata, vi dico la verità. Poi questo color pesca mi fa impazzire. E si stende, che è una meraviglia. Ma lo sapevo, immaginavo. È declamato da tutti. Un motivo ci sarà. Sì, qua forse ho abbondato un po' troppo. Vado un po' a togliere il prodotto con la Beauty Blender. Ragazzi, questi prodotti mi piacciono davvero un sacco. Come colore del blush in crema ho preso Joy. Ora vado a fissare il tutto con la cipria e vediamo un po' cosa succede, se mi scompaiono i colori che ho appena messo, perché la mia paura del contouring blush in crema è sempre stato il fatto che comunque dopo ci devi andare a mettere una cipria sopra e la mia paura è che scompaia tutto sotto alla cipria, non so. Diventa tutto leggermente più tenue, vedete qua com'è più brillante di qua, ma sicuramente è per il fatto che comunque il matte va un attimo a piallare come sempre tutto. Comunque, ragazzi, allora, bellissimi questi prodottini, mi piace tantissimo questa base. Faccio un po' di contouring in polvere qua sotto nel collo. Intanto commentiamo i prodottini che abbiamo usato. Allora, correttore io direi 8 su 10, ma anche 8 e mezzo, perché comunque mi piace molto. Il finish è ottimo, non è estremamente pesante, non è estremamente thick, che per forza per renderlo coprente lo rendono molto
molto pesante, no? Invece si distende da Dio e secondo me per la mia pelle secca è perfetto, perché è un po' appiccicoso e non secca, appunto. Poi, contouring in crema di Fenty, mi è piaciuto tantissimo, forse avrei potuto abbondare ancora di più, ma essendo la mia prima volta sono stata un po' così, un po' più sottile, ma comunque è stupendo. Vedremo poi quanto durerà durante la giornata, credo molto. Quindi mi è piaciuto molto anche il colore, il fatto che sia caldo, mi piace davvero un sacco. Gli darei un 8,5 anche questo 10. Il blush di Rare Beauty. Sono un po' di parte perché appunto ho sentito un sacco di recensioni positive su questo prodotto, ma ragazzi, cioè secondo me sono recensioni positive per un motivo, è veramente fantastico, si stende da Dio, è strapigmentato, quindi ne basta anche solo una goccia e vi dura per sempre praticamente, perché comunque è un bel boccione questo, quindi alla fine anche secondo me il prezzo è giustificato. Io gli do un 9 su 10, 9,5 anche quasi. Benissimo, fate le sopracciglia, messo anche un po' di illuminante che prima mi ero dimenticata, e adesso andiamo con un bel trucco occhi. Ovviamente il trucco occhi verrà fatto con questo bellissimo ombretto liquido. Non sono un'esperta di ombretti liquidi, infatti oggi mi sono voluta sfidare appunto con tutti questi prodotti in crema che non avevo mai usato, non so se sapessi usare, ma ovviamente il finish è stato fantastico, speriamo valga anche per questo ombretto liquido. Pensavo di usarlo tipo al centro, un po' picchiettato, e vorrei fare un trucco un po' rock, no? Quindi andiamo un po' con il nero, tipo il marrone scuro, così, vediamo. Con il pennello da sfumatura già partiamo così, dai, partiamo carichi. Uso la palette di Pixi per il marrone scuro. Mi spingo verso fuori, oggi vogliamo essere molto dramatic, ragazzi. E sfumo, sfumo, sfumo. E vado anche un po' nell'interno, qua. Bene, dopo questo qua, che siamo già belli intensi, intensifichiamo di più con il nostro nero, appunto. Non è che io sia una grande esperta di trucchi scurissimi. Infatti, guarda, oggi proprio è la giornata della challenge, perché comunque i trucchi neri, ragazzi, che se ne dica, sono i trucchi più difficili, secondo me, da fare. Non sono i miei trucchi preferiti, però quando vengono bene non sono niente male. Mettiamo qua sempre il nero. Poi forse ci starà a fare anche una lineetta d'eyeliner. Chi lo sa? Benissimo, sempre più drammatica la situazione. Ma drammatica nel senso giusto, eh? Mi piace molto, mi piace molto. Continuiamo con il nero, così, tanto per cambiare. Vado a metterlo nella rima inferiore, qua. In tutto ciò io ci sto andando a lavorare con questo trucco qui, eh? Non lo so cosa penseranno di me, ma non mi interessa più di tanto, vi dico la verità. Continuo anche qua, perché voglio riprendere quello che poi andremo a fare anche sopra. Oggi mi sento che non so molto parlare, non so. Fatemelo sapere nei commenti se oggi sono in analfabeta. Vado a sfumare sempre sotto anche con un marroncino, un po' più chiaro di quello che abbiamo usato prima. Direi che qua abbiamo fatto. E ora, ovviamente, dove non c'è niente, vado con il mio ombretto liquido. Ne metto un po'. Effettivamente è un po' scuretto. Dopo, nel caso, lo andiamo un po' ad illuminare con, non so, un illuminante. Diamo picchiettato col dito, che effetto ci dà. Su qua provo a abbondare. Mi piacciono molto le perle che ha dentro, non so se riuscite a vedere. Piace molto il finish. Poi c'erano solo colori super noiosi di questi ombretti liquidi, tipo oro, rosino. Non mi dispiace, però è un po' troppo scuro, secondo me. Proviamo con l'illuminante di Jeffrey, che non si sbaglia mai. Vediamo se me lo rovina. Sembra che lo stia illuminando giusto leggermente. Sì, perché sennò troppo scuro. Però, ragazzi, l'insieme non mi sembra terribile per niente. Adesso non so se fare una riga d'eyeliner o se sfumare una matita nera. Io sfumerei una matita nera perché non ne ho mezza di fare l'eyeliner, ragazzi. Così, giusto per aggiungere qualcosa. Ne metto un bel po' e poi con un pennellino ad angolo vado un po' a sfumarla. Poi vado sempre con la matita nera nell'angolo dell'occhio e faccio la puntina. Ok, adesso direi che metto un po' di matita nera all'interno dell'occhio, perché sennò, boh, non ci sta, ormai che è intenso. E tra poco torniamo con il look completo. Faccio l'altro occhio e
Torniamo. Eccoci qua con il make-up completo. Forse è un po' esagerato. Non lo so, ragazzi. Un po' troppo nero. Voi sapete che a me piacciono molto i trucchi sull'oro, sul marrone. Quindi questo è un po' out of my comfort zone. Però non mi dispiace, forse un po' dramatic per andare a lavorare. Non mi dispiace. Ah, intanto parliamo del prodotto che in questione della giornata, del video, che è l'ombretto liquido di Sephora. Non mi dispiace per niente, dà una luminosità fantastica, me l'avevo già provato sulla mano, quindi si vedeva che era un bel prodotto. Mi piace molto, ombretti liquidi non ne ho tanti, quindi secondo me è anche molto versatile, si può usare in più look. Complessivamente mi piace, quindi io direi un 7,5, un 7, 7,5, nulla di che, comunque un buon prodotto, ci può stare. Fatemi sapere cosa ne pensate del trucco, che vi faccio vedere adesso, un po' un close up. Ditemi se vi piace o no, io non lo so, devo dirvi la verità se mi piace o no. Comunque spero che anche i prodotti che vi ho mostrato vi piacciono e che il video possa esservi d'aiuto per insomma decidere se prenderli o meno. Io ve li consiglio tantissimo, davvero. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video anche oggi. Io vi aspetto come sempre al prossimo video, mi raccomando, vi mando un bacione come sempre e ciao.